Bentornati a tutti a questo nuovo video. Io lo so che vi starete logorando con la domanda: cosa c'entra un rotolo di carta igienica, una banana e dei semi di peperoncino fra di loro? Però io sono sadico e ve lo spiego dopo la sigla. Ebbene sì, eccoci qua con tre elementi molto differenti fra di loro per un solo scopo. Andremo a coltivare i nostri peperoncini usando come fertilizzante e primo terriccio una fettina di banana e useremo l'interno del rotolo della nostra carta igienica come vaso. Quindi riciclo al massimo di tutti i materiali e sicuramente ognuno di noi ha un rotolo di carta igienica e una banana in casa e da un peperoncino si possono ricavare i semi oppure si possono comprare anche online. Io ovviamente vi consiglio i semi di Carlo Martini, vi lascio il link qui sotto perché oltre a essere un rivenditore di semi è anche un appassionato, un collezionista e dobbiamo un sacco di specie a lui. Ci mette amore in quello che fa e quindi è giusto premiarlo e fargli anche pubblicità. Quindi ora passo passo andremo a vedere come fare il vaso, tagliare la banana e inserire i semi. Dulcis in fundo ci servirà anche una grow box. Ce ne sono tante in commercio, io volevo spendere poco, ho detto dove trovo una serra a basso costo. Mi è venuta un'altra idea geniale, c'era questo set scienze gioco per bambini che andremo, vabbè, a visionare molto velocemente, ma useremo in prestito questa serra in plastica fantastica alla modica cifra di 9 euro. Quindi, come al solito, minima spesa, massima resa. Come prima cosa andremo a prendere il nostro rotolo di carta igienica e piegheremo prima in una parte e poi nell'altra. Come vedete, diventerà quadrato e noi all'interno metteremo il terriccio, la banana e il nostro seme. Poi con una forbice andremo a tagliare quanto è la distanza del foro, quindi 3 o 4 centimetri. Apriamo verso l'esterno. Poi molto molto semplicemente andiamo a richiudere. Adesso utilizzeremo un po' di scotch per chiuderlo. L'ideale è il nastro carta. Io adesso in questo momento ho solo questo, ne userò molto poco perché poi questo, una volta che la piantina sarà cresciuta, lo andremo a interrare. E ovviamente per essere il più sostenibile possibile non possiamo usare dello scotch di plastica, quindi sicuramente è più adeguato lo scotch di carta. Ed ecco qua il nostro fantastico vasetto. Adesso andremo a ripetere l'operazione per tutti e sei i rotoli. Ok, ora che abbiamo i nostri sei vasetti pronti, non vi preoccupate se non chiudono benissimo, avete, i tagli non sono stati precisissimi perché tanto l'importante è che il terriccio dreni bene l'acqua, quindi anche se c'è qualche buchetto andrà solo a nostro favore. Finito questo, andiamo a preparare il nostro terriccio mischiato con una manciatina di agri perlite. Che anche quello aiuterà sia il drenaggio sia a mantenere la terra umida. Ricordatevi che i semi hanno bisogno di umidità almeno al 90% e una temperatura sui 22-25 gradi. Ed eccoci qua ragazzi, forse molti di voi non lo sapevano, ma tutto ha inizio in cucina, con dell'acqua che bolle, delle bustine di camomilla, i nostri semi di Capsicum chinense e quattro bicchierini. Cosa andremo a fare? Andremo a mettere i nostri semi di Capsicum chinense in ammollo in camomilla dalle 12 alle 36 ore. È obbligatorio farlo? No. Però è altamente consigliato perché il tegumento di questo seme è molto duro e in fase di crescita iniziale si ha il rischio che rimanga attaccato alla piantina.
con il rischio di ucciderla. Quindi riusciremo lo stesso a far germogliare i nostri semi, ovviamente seguendo tutte le indicazioni che vi darò, ma le percentuali di successo con questo metodo sono aumentate. Quindi non ci resta che una volta che l'acqua è arrivata in ebollizione, spegniamo e mettiamo una quantità doppia di camomilla di quella che usiamo noi di solito. Quindi se usiamo una bustina per un pentolino ce ne mettiamo due, tanto la camomilla è facile da reperire, si trova davvero a buon prezzo, quindi non ci dovrebbero essere problemi su questo. Lasciamo in ammollo e ovviamente lasciamo raffreddare l'acqua. Poi, come vedete, ho già preparato dei bicchierini di carta. Decidiamo quanti semini ci serviranno. Metteremo i nomi ovviamente dei peperoncini se sono specie diverse per ogni bicchierino e andiamo a mettere il numero di semi che ci serve. Anche lì ovviamente è consigliato di usare più di un seme per varietà perché se siete bravissimi magari 100 su 100 vi cresceranno, di solito non si hanno tutte queste statistiche alte, quindi all'inizio iniziamo con un numero maggiore, poi per regalarle o invasarne tanti c'è sempre tempo. I semi hanno una scadenza, vanno usati entro i 2 anni, consigliato. Quelli che non si usano, mi raccomando, bisogna richiuderli al buio e non lasciarli alla luce del sole. Quindi, una volta selezionati i nostri semi con una pinzetta e messi nei nostri contenitorini, andiamo a richiudere al buio quelli che non usiamo. Ah, e la camomilla la consiglio anche a voi coltivatori, perché troppo spesso si legge di gente che ha ansia che il seme non prenda, che il seme non esca abbastanza velocemente, bisogna fargli crescere a una velocità supersonica. La natura ha bisogno dei suoi tempi, quindi prendetevi un po' di camomilla anche voi, seguite tutte le istruzioni correttamente e rilassatevi, perché il bello è anche quello. Non sempre riesce e soprattutto ha bisogno del suo tempo. Ok ragazzi, mentre aspettiamo che i semi stiano in ammollo per qualche ora, andiamo a fare una velocissima unboxing e recensione di questa nostra serra. Vi ricordo che è stata acquistata perché le serre non ce le regalano, quindi cercavamo una soluzione low cost e credo che sia anche un ottimo regalo per i vostri figli. Se li avete 7 o più anni, fagli capire un po' la fotosintesi e fargli vedere anche il seme che cresce, molto ma molto interessante. Allora, vediamo subito cosa abbiamo all'interno. Una provetta di germinazione, credo. Poi spatolina e cucchiaino, pipetta per acqua e una pinzetta molto utile per prendere i semi una volta scolati dalla nostra camomilla. Poi abbiamo dei semi di basilico e il nasturzio nano, è uno dei semi più veloci in assoluto e anche semplice da far crescere. E poi chissà, potreste farne uscire un pesto. Mi raccomando, tagliarlo sempre piccolo, non farlo crescere troppo il basilico, sennò inizia a sapere di menta. Poi 3 e 6 vasettini molto molto carini per la nostra serra. Questo oggetto sulle recensioni ci danno solo 3 di questi che sono è terra espandibile, quindi basta metterci un po' di acqua e si ingrandiscono tanto. Dicono voi ve ne servono solo metà, non ve ne diamo 6, ve ne diamo 3, poco male, tanto useremo del terriccio vero che è sicuramente più adeguato per far crescere i nostri semi. Poi abbiamo la parte in plastica della serra con dentro le istruzioni. Andiamo ad aprire tutto, mi raccomando, la plastica la ricicliamo come sempre. Andiamo a vedere un po' cosa ci dicono nelle istruzioni. Ok, come vedete c'è la presentazione, tutto quello che c'è, facili istruzioni per il montaggio, consigli utili. Abbiamo una fantastica serra, vi posso assicurare che per 10 euro non avremmo mai trovato una di qualità migliore. Abbiamo anche tutta una fantastica spiegazione sul seme e il fiore, utile per tutti, per tutte le età, non solo per i bambini. I vari tipi di terreno, luce, acqua. Ecco, qua ci spiegano poi i semi che ci sono all'interno. Come vedete, ci chiedono di far germinare i semi prima nel cotone. Perché? Perché è un po' più semplice non sbagliare, soprattutto si vede molto meglio un seme che germoglia nel cotone che magari dentro il terriccio che non lo vede nessuno. Sono anche
degli esperimenti finali. Che dire, molto molto interessante questo kit. Vi lascio in descrizione come al solito il link per l'acquisto, eh? Un regalo secondo me molto bello da fare. Ok, come vedete, un numerino corrisponde un numerino, quindi anche super facile da montare. Rotondo verso basso, abbiamo un buchino rotondo. Ok, si raccomandano di lasciare la parte un po' in rilievo verso l'esterno. Faremo lo stesso con le due pareti apparentemente identiche. Vediamo tutti i pezzi d'avanzo. Come vedete c'è una interessantissima piega. Prova a incastrare tutto. Ok, iniziate con le parafie dietro, poi con quelle davanti. Diventa indistruttibile, sono molto duri, quindi date una mano ai vostri figli se lo fanno loro. La serra può rimanere socchiusa, aperta o chiusa del tutto. Ed ecco voi la fantastica serra, servirà tanto all'inizio soprattutto per mantenere alta l'umidità e poi anche per tenere protette le nostre piantine. Anche questo fatto della doppia regolazione è molto importante perché limitiamo l'uscita dell'umidità, ma anche favoriamo un certo movimento dell'aria. Importante, dicono, mi fido sempre sui consigli di Carlo, anche la ventilazione nelle piantine che crescono è molto importante e le fortifica. Ed eccoci qui alla parte centrale del nostro video. Facciamo un riepilogo delle cose che ci servono. Abbiamo la nostra serretta montata con i nostri vasi, con, mi raccomando, il nome sopra del seme, perché poi una volta impiantato riconoscerli è impossibile. Quindi abbiamo sia i vasetti dove metteremo il terriccio normale, sia i vasetti creati da noi, come vi ho fatto vedere, dove metteremo la banana tagliata a fettine con il terriccio. Qui abbiamo i nostri semi lasciati in ammollo in camomilla per 24 ore, 24-36 ore, consigliabile perché, come vi ho già spiegato, il tegumento così si ammorbidisce e non uccidiamo la piantina. Metteremo due semini per ogni vasetto, quindi fate un calcolo dei semi che vi serviranno, due per ogni vasetto. Poi abbiamo il nostro terriccio con la gripperlite, che anche lì vi ho già spiegato che serve sia per mantenere più alta l'umidità del terriccio, sia per favorire anche il drenaggio. Vi lascio tutto in descrizione. Il colino per colare la camomilla con i semi, la nostra pinzetta con cui andremo a prendere e inserire i semi e uno spruzzino per bagnare molto bene il terriccio una volta seminato tutto quanto. Penso di avervi detto tutto. Ora, prima cosa che andiamo a fare è scolare i semi, mettere il terriccio e iniziamo con le banane, poi facciamo i vasetti normali. Così poi a fine esperimento vedremo se 1. La banana funziona sui semi e 2. Se crescerà prima il seme dentro la banana o dentro un vasetto normale. Ok, iniziamo a scolare i primi. Iniziamo a scolare il Big Black Mama, che già dal nome mi fa impazzire. Mi raccomando, io ne avevo messi 6. Ok, cosa bello vuoto, che rimangano 6 semi. A prendere il nostro terriccio Big Black Mama, eccolo qua. Sporcheremo un po' in giro, preparatevi, ma chi lavora con la terra queste cose le sa. Ok, non tantissimo, ma comunque un po' compattiamo la terra. Iniziamo a dare una spruzzatina. Poi mettiamo la nostra fetta di banana all'interno. Allora, con la pinzetta andremo a preparare i due buchini. Le banane devono essere abbastanza mature. Come vedete, abbiamo preparato i due buchini. Prendiamo un seme per volta e andremo a infilare il seme dentro alla banana. Ok, uno e due che rimangano sotto, ma non li immergiamo troppo, mi raccomando. E poi rimettiamo un substrato di terriccio sopra, anche qui. Non esageriamo perché il semino poi deve riuscire ad uscire. Bagniamo abbondantemente.
mettiamo da parte. Teniamo coi Big Bang Mama. Ho deciso di farne due con la banana e uno normale. Come vedete, anche nel vasetto ho scritto il nome. Mi raccomando, i vasetti siano bucati perché, come vi ho già spiegato, è fondamentale che dreni bene il terreno per i peperoncini. Ok, anche qui andremo a mettere i due semi in due lati opposti. E i nostri Big Black Mama sono completati. Ora continuiamo col bacio di Satana, eccolo qua, scoliamo, mi raccomando quando rimangono dentro il bicchierino non ve li dimenticate, sono molto piccoli e dispettosi. Ok, ragazzi, ecco il risultato finale della nostra semina. Abbiamo 6 vasetti con banana del nostro progetto e 6 vasetti seminati in metodo tradizionale nella nostra serra Kit Scienza e Gioco. Come vedete, ho aggiunto anche un termostato molto comodo sia con temperatura sia con percentuale di umidità. Come vedete, in casa i gradi sono 22, l'umidità 73%, solo senza riscaldamento, senza niente, solo con l'acqua dentro i vasetti. Quindi magari bagnando un po' di più in giro intorno si aumenterà sicuramente l'umidità. Noi non sfrutteremo magari coltivando in casa vicino a una finestra un tappetino riscaldante. Se volete potete metterlo sotto per aumentare un po' la temperatura, un po' l'umidità, soprattutto se non riuscite a mettere le piantine vicino al sole, soprattutto se non riuscite a mettere i vasetti vicino al sole. Mi raccomando, mai diretto per i semi, poi invece per le piantine servirà tanta luce. Anche qui, se non disponiamo del sole diretto, possiamo poi tamponare con delle luci apposta. Ovviamente tutto quello che avete visto e vedrete ve lo linko in descrizione per aiutarvi e consigliarvi all'acquisto. L'unica cosa che dovete fare voi è mettere un bel like al canale per sostenerci, è gratuito e mi fanno molto piacere. Iscrivervi al canale perché continueremo a seguire la germinazione e poi nei video successivi andremo a travasare i nostri semi in vasi più grandi se saranno spuntati. Saranno spuntate le piantine, questo è un esperimento, non lo sappiamo se funzionerà davvero la banana oppure no, ma soprattutto poi andremo a parlare anche di un'altra cosa che mi appassiona molto, ovvero la cultura idroponica, e vi posso assicurare che ho già visto qualcosina con un kit pronto e le piante crescono a una velocità assurda e incredibile. Piantine da 30 cm in un mese. E poi per finire andremo anche a piantare e vi parlerò delle piante carnivore perché sono amate da tanti, però sono molto delicate e soprattutto vanno sia seminate che coltivate in un modo abbastanza particolare che in pochi sanno e quindi molti uccidono e ci rinunciano. Vi insegnerò anche quello, a me non mi resta che ringraziarvi, spero di essere stato di aiuto e interessante, spero di avervi insegnato qualcosa di nuovo e soprattutto speriamo che le piantine crescano. Il mio consiglio è abbiate pazienza, non abbiate fretta perché la natura deve fare il suo corso e vedrete che quando crescerà e nascerà il primo germoglio sarete molto orgogliosi e fieri di voi stessi. Noi ci vediamo alla prossima semina, ciao!